Chiara, gli ultimi due gol per addolcire un po' di più questa sconfitta. Il risultato conta poco quando è un amichevole, perché insomma è un percorso di preparazione verso la World Cup e verso il Mondiale. Sì, diciamo che per noi il risultato è sempre importante, perché quando inizi a vincere la mentalità vincente la costruisci da queste partite. Quindi noi siamo entrate sempre in acqua con il pensiero di vincere. Ovviamente poi è andata così, ma non abbiamo mollato fino alla fine, ci siamo fatte sentire. Anche se poi il risultato è quello che è, ma noi stiamo lavorando per Fukuoka, quindi ogni giorno è un passo in più che dobbiamo fare da squadra con la grinta giusta per raggiungere questo obiettivo che abbiamo. Senti, domanda personale, dall'anno prossimo giocherai a Catania, me la spieghi questa scelta e quali sono le tue sensazioni? Non è stata una scelta facile, ancora non sono, diciamo, non ci credo ancora a questa cosa. Però sentivo il bisogno di nuovi stimoli. Dopo 6 anni mi sentivo un attimo come con il bisogno di una scossa. Quindi ho detto vabbè, ormai sono a fine carriera, perché per me sono gli ultimi anni, io lo faccio ora o non lo faccio più. Quindi ringraziando sempre quello che ho lasciato, perché sono stata bene, mi voglio mettere alla prova dimostrando ancora a 28 anni quello che posso, che sono, che magari posso fare ancora di più, e quindi solo con nuove esperienze, con difficoltà posso provarci. Quindi è stata una scelta così mia, personale, proprio di vita, di stimoli nuovi. Ha inciso il fatto di ritrovare, il fatto che ritroverai a Catania la tua grandissima amica Valeria? No, diciamo che era il nostro sogno quando ci conosciamo nel 2010, prima o poi giocheremo insieme. Poi crescendo dicevamo beh, ormai è andata, non sarà più così, e invece poi è arrivato il momento. Quindi sì, sicuramente mi rende contenta questa cosa, perché per me è un appoggio continuo, sia fuori dalla vita, sia nazionale che ora a Catania, quindi sicuramente mi rende contenta la sua presenza. Grazie. Ciao.